Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Ma ragazzi, fino alla partita Venezia-Pisa giocata al Penso di Venezia, dove Pisa ha perso per 2-1. Bene, che dire, io la faccio breve. Nicolas incolpevole su entrambe le reti, perché incolpevole su entrambe le reti. Allora, Pisa parte bene, Pisa parte in tromba, quindi mentalità giusta, idee giuste. Poi si trova il rigore subito al sesto minuto e Valotti lo insacca. Il Venezia rimane tramortito, dall'irruenza del Pisa e dal bel gioco del Pisa, propositivo. Quindi cosa succede poi? Succede che piano piano ti vai spegnendo. Il Venezia prende più piede, capisce cosa deve fare e quindi noi rimaniamo schiacciati. Perdi il controllo totale del centrocampo e quindi di conseguenza vai in sofferenza. Vai in sofferenza e su angolo un Pierini lasciato solo tira una bordata di sinistra e secca Nicolas. Ecco perché ho detto Nicolas incolpevole. Nella ripresa, poi via via, diciamo così, il gol è arrivato al 31esimo, quindi alla metà del, o meglio, un quarto d'ora prima dello scadere del primo tempo, quindi non siamo riusciti a reagire. Nella ripresa si tenta qualcosa con i cambi, o meglio, le verbe esce al posto di Hermansson, le verbe che ha munito Aquilani vede bene di toglierlo e mette dentro Hermansson. Non cambia la situazione, viene ammonito Hermansson dopo 6 minuti, stessa cosa di Leverbe e quindi la sostanza è questa. Non è che il Venezia abbia fatto grandi cose, poi alla fine non ha impensierito più di tanto il nostro Nicolas, ma trova la rete perché Johnsen lasciato solo va in gol. Poi Vengono fatte le sostituzioni, viene inserito Tramoni, inserito Piccini, inserito Liozzi. Si vede qualcosa da parte di Piccinini e Tramoni sicuramente, ma non è sufficiente per portare a casa un punto. Perché sei inconcludente. Ecco perché sei inconcludente. Io non... vabbè, diciamo così. Nicolas ho detto 6 perché alla fine incolpevole sulle due reti. Barbieri 6 e mezzo, inizio gara bene, poi insomma si va via via spegnendo come tutta la squadra. Leverb 5 sicuramente, Hermansson 5, perché tra i due non c'è differenza secondo me. Ecco, Canestrelli oggi una buona prestazione nella prima parte della partita, dopo che anche lui si va spegnendo, 5 e mezzo. Beruato non mi è piaciuto come ha giocato in casa contro il Lecco. Oggi in Beruato 5 e mezzo. Veloso 5, non, è spento oggi, non riesce a concludere niente. Quindi entra Tramoni bene, 6 a Tramoni per quello che ha giocato, però solito ragazzo con voglia di fare e voglia di giocare. Poi Marin, bene, insomma, ragazzo che ha sempre voglia, io gli darei un bel 6, una bella sufficienza. Steves oggi poco brillante, non è sicuramente le Steves che abbiamo visto con il Lecco, 5. Valotti bene, Valotti segna la rete, oggi boh, sì, si sacrifica, insomma... Bene, io direi un 6 pieno. Liozzi senza voto perché non, Vignato 5, 4 e mezzo, 5, si nasconde tra gli avversari, non si sa cosa voglia, non lo so, io questo ragazzo ancora non lo so. Poi entra Piccinini, un bel 6 a Piccinini per quello che ha giocato, va vicino anche alla rete, quindi io direi un bel 6. Lacar non si sa,
cosa volete fare. All'inizio, come tutta la squadra, nei primi minuti, bene, poi via via 5, perché è uscito dai radar. Entra Moreo, difensore aggiunto. Non lo so, cosa diamo a Moreo? 5 e mezzo, via. Berto Aquilani? Non lo so. Non riesco a dare un giudizio. Non riesco a dare un giudizio, quindi va bene così. Dunque, dopo le interviste di partita, Giovanni Corrado, siamo sulla strada giusta, va bene così. Siamo sulla strada giusta, va bene così. Diamo fiducia a Aquilani. Siamo sulla strada giusta. 11 partite nelle ultime 5. Hai collezionato 3 sconfitte, un pareggio, una vittoria con Cittadella, proprio la strada è giusta. Vabbè, la strada è giusta. I commenti di Aquilani ve li risparmio, perché penso che insomma ve li risparmio. E io dico questo, insomma, oggi un'altra prestazione da, ripeto, e qui la chiudo. Anzi, vi aspetto stasera al terzo tempo. Io e Matteo, 10:30, facciamo il terzo tempo di Venezia-Pisa. Quindi, mi raccomando, numerosi qua sul canale, perché si parlerà della situazione. Così, in prima battuta, a freddo o a caldo, dipende da come uno vuole vedere. Vediamo il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Io direi mezzo vuoto, con questi discorsi che stiamo andando bene. La strada è quella giusta, ma... Vabbè, se la strada è quella giusta, la strada è quella giusta. Secondo me, qui c'è qualcuno che non ha capito niente. Poi, non lo so, vedete voi. Prendiamola a ridere, perché sennò... Che dire, va bene così. Ci vediamo stasera. Io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. A stasera!